Sì, buongiorno da Firenze, una mattinata grigia ma il cuore contento. Accanto a noi c'è il pastore di questa diocesi, il cardinale Giuseppe Betori. Sicuramente lui, come tutti i fiorentini, ha ancora nella mente, nel cuore, le immagini di ieri e lo straordinario incontro con Papa Francesco. Direi una grande gioia, il Papa ci ha dato questo dono di stare in mezzo a noi, credo che noi gli abbiamo dato il dono di un grande affetto, una grande sintonia con lui ed era davvero commovente poter percorrere le strade di questa città insieme a lui, una volta tanto questa città riconquistata dai fiorentini, che normalmente questa piazza è piena, ma è piena dei turisti, di visitatori che fanno bene anche loro, non è che li vogliamo cacciar via, ma ieri la città era invece di Firenze e Firenze ha detto tutto il suo amore per il Papa. Uno straordinario spettacolo, il Corriere Fiorentino, guardate, ha fatto questa pagina, un inserto con tantissime fotografie, tantissimi commenti, una copertura totale dell'evento, non solo il Corriere ma il quotidiano nazionale, la Nazione, insomma davvero c'è stato un grande interesse di tutti, la Firenze laica e la Firenze cristiana. Sì, ma direi che qui le due cose sono meno divise di quel che sembra, la storia perlomeno le ha intrecciate così profondamente. Perché il mondo ecclesiale è stato così prodigo di presenza nella realtà civile della città. Tra tutti mi piace ricordare la prima persona che ho detto al Papa e che ho scoperto lui conosce molto bene, cioè il mio predecessore, il cardinale Lia Dalla Costa. Lia Dalla Costa è un giusto tra le nazioni, un uomo che ha messo in marcia la sua chiesa per salvare gli ebrei, ha salvato centinaia di ebrei in questa città, un uomo che si è opposto ai totalitarismi. E questo quindi per dire solo un aspetto di come la Chiesa fiorentina è stata sempre legata alla dimensione civile e sociale e viceversa la città è per sé aperta alla dimensione religiosa, perché questa cattedrale che vedete alle mie spalle non è mica mia, è della mia gente, è del mio popolo, è la città che l'ha fatta, l'ha costruita e l'ha affidata prima alle arti, poi a una tra le arti, l'arte della lana e poi alla fine con le varie trasformazioni adesso c'è un'opera laica che la custodisce e me la presta per le mie celebrazioni. 8 secoli di storia dietro di noi e ancora di più, perché è una cattedrale che ha le sue origini proprio negli inizi del cristianesimo, ma noi approfittiamo Fabio del cardinale Betori, Don Giuseppe per noi ancora, per farci sapere, per farci raccontare il Papa privato, quello che non abbiamo visto che lei è stato costantemente al fianco del Pontefice. Innanzitutto abbiamo visto un Papa aprire, spalancare la bocca guardando in alto, guardando la volta del Brunelleschi, la cupola del Brunelleschi. Lui mi ha detto che è venuto cercando questa immagine nella cupola del Brunelleschi, l'immagine del Cristo giudice sopra il quale c'è questo cartiglio Ecce Homo, che dice tutto per me l'umanesimo fiorentino. Mi è piaciuto assai che il Papa sia partito da qui per iniziare il suo discorso alla Chiesa italiana, e lui lo cercava e mi ha detto però che non è riuscito a vederlo, poverino, perché essendo alle spalle del celebrante tirava tanto indietro, però bisogna voltarsi, chi lo vede questa immagine sono le persone che stanno nell'aula della Chiesa, nella navata centrale, fino a metà della Chiesa si riesce a vederlo, poi non si vede più, ma chi celebra non riesce a vederlo. Anch'io ogni tanto cerco di guardare in alto, mi cade sempre lo zucchetto per terra, faccio delle brutte figure durante la celebrazione. Quindi lui ha cercato fortemente questa immagine, ne ha parlato, ma non è riuscito a vederla. Poverino, dovrà ritornare a Firenze. Speriamo che ci ritorni. E poi qui siamo a fianco al Battistero, Fabio, e il Papa qui è entrato, ha visto un altro grande capolavoro, la croce bianca, la crocifissione bianca di Chagall. Chagall, sì, questo è un dono che ci ha fatto.
fatto la Fondazione Palazzo Strozzi, che ha allestito per questi giorni, meglio per questi giorni, per questi mesi, una grande mostra sul dialogo tra l'arte e il sacro, al centro della quale sono opere assolute, c'è cioè Van Gogh, c'è cioè il Guttuso, c'è cioè soprattutto questa Crocifissione bianca di Chagall che l'Art Institute of Chicago ci ha concesso, credo anche in previsione del fatto che sapeva che qui veniva il Papa, tant'è che il direttore dell'Istituto di Chicago era lì accanto all'opera per presentarla al Santo Padre, che si è fermato molto, ha ribadito il suo apprezzamento per questo quadro come un quadro di assoluto significato per l'epoca contemporanea. Io gli ho mostrato un predecessore di quella crocifissione che era una delle scene dei mosaici del battistero, della cupola battistero. Questa alla vista è una crocifissione di un pittore vicino a Cimabue. Siamo quindi all'inizio dell'arte italiana, ho detto qui inizia l'arte occidentale e questa è l'attuale arte occidentale. Ecco, dobbiamo dire anche un'altra cosa che abbiamo scoperto. Ieri sera abbiamo visto lo stadio salutare con i fazzoletti l'elicottero del pontefice che andava via. Ebbene, il pilota ci ha rivelato che il Papa gli ha chiesto espressamente di fare un secondo giro sullo stadio perché voleva salutare, guardare questa folla che è incredibile, no? I giornali hanno parlato di uno stadio pop che salutava il pontefice. Lui forse proprio questo, non voleva quasi staccarsi da quella folla. Lui uscendo ha detto delle parole molto belle verso il calore che ha trovato da parte dei fiorentini proprio lì allo stadio, in modo particolare, e era pieno di gratitudine, come pure di gratitudine, devo dirlo, verso i vescovi italiani. Sì, eccoci ritornati. Noi stavamo parlando della straordinaria riconoscenza che Papa Francesco ha espresso proprio verso i vescovi fiorentini, ma verso i vescovi italiani, perché lui ha, sia nel discorso molto importante, secondo me, sia la parte stimolante verso la Chiesa, ma anche la parte riconoscente, perché Papa ha avuto degli apprezzamenti verso la Chiesa italiana molto molto significativi nella conclusione in particolare del discorso, quindi dopo averci esortati ci ha dato però anche un riconoscimento che siamo una Chiesa che ha una storia non da poco in quella che è la testimonianza della fede, e questo lui appunto lo ha ribadito in queste parole di ringraziamento verso i vescovi. Sono state le ultime parole che le affido prima di andare sull'elicottero. Ecco, tra poco tra l'altro risentiremo il discorso del Papa ai vescovi italiani. Prima di lasciarla andare, un'ultima battuta. Hanno parlato di uno scossone, hanno parlato di un terremoto, hanno parlato di uno tsunami, insomma, che cosa è accaduto davvero dentro il Duomo che si candida ad essere nuovamente un luogo storico per la Chiesa italiana? Ma direi che è emersa la grande sintonia della Chiesa con il Papa, perché io non ho contato gli applausi, però ho percepito che gli applausi erano tutti al punto giusto, cioè più il Papa ci esortava e più l'Assemblea reagiva con il consenso, quindi sì, uno scossone, ma non una botta in testa, no, schiaffi, tutt'altro, ma quel che ci aspettavamo da questo Papa, in darci una direzione all'impegno che la Chiesa italiana è pronta a mettere sulla strada dell'Evangelii Gaudium. Questa consegna dell'Evangelii Gaudium credo che sia molto molto concreta per tutti noi, anche per i miei parroci. Un'ultimissima domanda, Don Giuseppe è un pastore felice oggi? Molto molto felice, perché ho sperimentato fino all'ultimo la sintonia con cui sono riuscito a entrare con questa gente, con questa città. Non è una città facile, lo dico con sincerità, ma è una città bella, città così ricca che basta interpretarla, certo bisogna interpretarla bene. Ieri credo di aver dato quello che sentivo nel cuore per dire che cos'è questa città, e la città me lo ha confermato sia negli applausi che le parole che io rivolgevo al Papa ricevevano, sia nei messaggini che mi hanno tenuto sveglio fino a notte. Lo diciamo, l'ultimo è stato quello proprio di Agnese Renzi. Agnese Renzi, davvero.
tutta la gente intorno, i grandi ma anche i piccoli, i miei preti, io ci tengo molto ai miei preti. Ieri ho fatto una bella figura con un mio prete, una delle tre testimonianze davanti al Papa era quella di un mio prete, e non dico che sono tutti bravi come lui, però molti bravi così ce li ho. Davvero, grazie allora a Don Giuseppe, grazie a Firenze. Noi ce la godiamo ancora per un po', ma intanto vi facciamo risentire quello che è accaduto qui alle mie spalle nel Duomo di Arnolfo Di Cambio e di Firenze.